Bentornati amici Android Pit, guardate cosa ci ha portato Babbo Natale, è arrivato con la nuova confezione di OnePlus 8T in edizione McLaren. Andiamo subito ad aprirla per vedere cosa c'è all'interno. Innanzitutto nella parte alta vediamo subito Salute to Speed, che è il motto scelto dalle due aziende per il lancio dello smartphone. La confezione si apre sfilandola di lato in questo modo. Qui potete vedere già un altro dei motti dell'azienda, Fast and Smooth. Di nuovo Salute to Speed, i due marchi delle aziende, e questo è un bellissimo libricino che l'azienda ha inserito. Ve lo voglio far vedere prima di farvi vedere il resto del contenuto della scatola, perché è veramente particolare. Troviamo un sacco di foto, un sacco di riferimenti, un sacco di aneddoti riguardanti sia OnePlus sia appunto McLaren. E appunto, come potete vedere, ci sono un sacco di belle foto e di autografi. Ma la cosa più interessante sono, prima di tutto, le specifiche dello smartphone, OnePlus 8T McLaren Edition, la forma dello smartphone, appunto. Ma troviamo incluso all'interno di questo libricino lo smartphone stesso. Ho trovato l'esperienza di unboxing davvero piacevole. Eccoci qua, Speed Meets Speed, e qui sulla destra lo smartphone, che non vi faccio vedere subito, vi tengo ancora un po' sulle spine. Parlando di specifiche tecniche, lo smartphone non cambia molto rispetto alla versione base di OnePlus 8T, quindi abbiamo sempre lo Snapdragon 845. La RAM è salita a 10 GB, perché sì, perché 8 non erano sufficienti a quanto pare. 256 GB di memoria interna. Il software è lo stesso, quindi Android 9 Pie con OxygenOS 9. Abbiamo il lettore di impronte integrato nel display. Una batteria a 3700 mAh, questa volta però dotata di ricarica rapida Warp Charge 30. 30 watt di potenza per la ricarica, non è la più veloce che abbiamo visto nella nostra redazione, è comunque una ricarica veramente rapida. Qui OnePlus dichiara 50% di capacità in soli 20 minuti. Asterisco. Andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è nella confezione. Troviamo una cover che è molto simile alla classica cover con finitura in fibra di carbonio che potete acquistare dal sito OnePlus, questa volta con il logo McLaren, ed è molto bello vederla già inclusa nella confezione. Una piccola scatoletta vuota che non vi farò vedere, un altro piccolo pezzetto di carta con delle frasi ispirazionali e la firma del CEO dell'azienda. Qui abbiamo il cavo USB di colore arancione, molto molto bello, cavo tra l'altro intrecciato. Deve essere un cavo molto particolare perché deve supportare appunto 30 watt di potenza e dovete utilizzare per forza questo cavo e questo caricatore per poter sfruttare la ricarica rapida. Caricatore che, come vi dicevo, appunto è da 30 watt, presa europea e presa USB-A nella parte alta. Qui sotto troviamo un piccolo adattatore jack per le cuffie, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, jack per le cuffie e USB-C, perché lo smartphone non dispone del jack per le cuffie, ricordiamolo. Qui sotto troviamo anche i manuali di istruzione e la piccola graffetta per aprire il carrellino dove inserire la SIM card, che mettiamo da parte, e questo bellissimo, diciamo, oggetto da collezione, che include un pezzo di vera fibra di carbonio, appunto fatta a forma di logo McLaren, e appunto il motto dell'azienda è appunto McLaren MCL33 Edition Carbon Fiber 2018, fatta a mano appunto in Inghilterra. Un bel accessorio, un'esperienza di unboxing veramente fantastica. Devo fare veramente i miei complimenti a OnePlus questa volta, ma prendiamo il dispositivo che voi tutti state aspettando di vedere, eccolo qua. Lo smartphone ricorda molto da vicino Oppo Find X automobili Lamborghini. Devo dire la verità, la finitura è quasi la stessa, quindi abbiamo questo nero che sembra quasi nero piatto, in realtà con i riflessi di luce, non so se riesco a farvelo vedere, si può vedere una piccola finitura sotto il vetro fatta in stile fibra di carbonio, appunto. E poi troviamo questa verniciatura particolare arancione nella parte inferiore dello smartphone. Non è un riflesso, potete vederlo, si può vedere da qualsiasi angolazione dello smartphone, è solo nella metà bassa, ma è molto particolare, devo ammettere che mi piace molto. Nella parte frontale lo smartphone non cambia molto, qui abbiamo sul lato il solito switch per il cambio di suoneria, tasto di accensione, blocco sblocco spegnimento, bilanciere del volume sul lato sinistro e carrellino dove inserire la SIM. Dietro troviamo le due fotocamere, non sono cambiate rispetto a OnePlus 8T, quindi sono le stesse sia di OnePlus 6 che di OnePlus 8T normali. Non abbiamo il lettore di impronte sulla scocca perché appunto, come dicevo prima, è integrato nel display.
Lo smartphone verrà recensito a breve, c'è già il mio collega che lo sta utilizzando, non ve lo posso accendere e far vedere appunto quei sono i dati del mio collega. Vi rimando al nostro sito androidpit.it per avere maggiori informazioni e non mi resta che invitarvi ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e perché no aspettare di vedere la recensione completa. Se avete qualsiasi altra domanda fatela pure qui nei commenti e anche per oggi è tutto, un saluto da Luca per Android Pit.